ci mai visto io vita mia, una volta. Gli altri vedevano che erano uno, ancora nei giorni. Ah, grazie. Ciao, per storia. Queste sono le schede? Sì. Che gara è? Questa qui è la finale del campionato italiano della caccia cinghiale in muta. Ah. Significa almeno sei cani, una cinghiale. E lo nel senso... Come si svolge? Si svolge che loro adesso andiamo dentro, tutti insieme, no, una muta per volta. Una muta per volta facciamo il sorteggio. Per chi entra prima. Una volta fatto il sorteggio si decide chi sciogli. Si va su, fanno vedere i cani ai giudici, prendiamo i tatuaggi, i microchip dei giudici, poi da quel momento hanno un'ora, sciolgono un'ora per trovare la cinghiale. E noi controlliamo se i cani stanno tutti assieme, che è la cosa più difficile. Quindi voi andiamo insieme al proprietario del cane. Siamo posizionati, siamo. E è senza sparo, assolutamente senza sparo. Grazie per aver fatto la domanda che dovevo fare io. Nulla a caso. Nulla a caso. Questi che vedi sono i libretti di lavoro dei cani, perché ogni cane ha il suo libretto di lavoro, come il libretto che accompagna la macchina. Qui minimo 6 cani. Sì, minimo 6. C'è scritta la razza e dentro c'è scritto tutto il percorso. Questo è bello nuovo, secondo me c'è scritto poco. E infatti qui, essendo un cane giovane, la prima volta che fa le prove, qui va scritta la località, la classe, quindi la muta, la qualifica, la classifica, il giudice, la figura del giudice. Questo è scritto. A fa spiritoso, eh? Dai. E da tutti quanti, grazie. Allora, riconsegniamo al signor delegato, con Sereroni. Se vi avvicinate ragazzi, fate il sorteggio così. Ragazzi, qua c'è Pennoni, cambiato qualche cane, gli serve qualcosa? No, uno sì, uno è cambiato. Buongiorno. Oh, ciao. Buongiorno. Abbiamo cambiato un cane. La rosa al posto di rosa. La rosa ci ho messo, poi la rosa. E Beh, guardate qua l'ha preso lui, va bene. Aspettate la briga per riprendere. Vai, vai. C'è problema. No. Che è primo? Primo? Non ce l'ho. Nell'assico. Ah. Primo chi è? Pennoni. Pennoni? Secondo è per forza questo. Siamo messi così. Allora, come sorteggio è uscito? Sì. Allora, Pennoni è uno. Uno. E Gogorni secondo. A sto punto saliamo, eh? Sì. Ok. Si sale. Ma tanti altri. Ciao. Come state d'accordo, Paolo? Sì, andiamo sopra. Ragazzi, andiamo. Siete pronti per andare a vedere la prova? Andiamo. No. Tutto appresso, vai. Vamos. Andiamo ragazzi. Voi vi rendete conto quanto avete rischiato? Sì. Loro io ce l'avevo adesso sì. Se salvati. Io per me cavacco mio sono stato ben così. Grazie. Che autista. Mi dovevano portare anche mentre scendiamo. Oh, questa è un'altra muta. Vengono segnate uno a uno. Collare verde. 8-0-0-1-0. Vienna.
collare serve per identificare i cani quando passano alle poste, così il giudice vede quali cani sono e a quale nome corrispondono. Collare azzurro 6, 5, 1, 7 vento blu, sì. Allora, tutti in posizione allora? Ognuno va al posto. Allora, sì, lui viene. Allora, ascolta. Andrea, i cani aspettano qua, quando diamo il via suono così sentite. Vi do il tempo di raggiungere la posta. Suoni sulla razza. Chi è che conduce i cani? Due persone? Uno? E due? Sì. Un attimo, quando ci chiamano si parte. Sì, appena sono pronti alla posta. Partiti, Li porta lì dove dovrebbero andare a mangiare. Ma perché lì governano i cinghiali e poi li fa partire dalla parte opposta. E poi vanno dove dovrebbero. Ma dove riuscire a andare a mantenere insieme? Perché sono tutti cinghiali, uno non ce la fa. Basta se sta a cangare, se ci deve tutto farlo. Un cane singolo c'ha la guarigione che fa bene, ma non va a mettere a singolo. E poi a fare bene. Quindi questo è l'amore, lo sai, tutti quanti lo sanno tutti. Allora, questi cani sono una razza francese, si chiama Griffone della Vandea, il nome prende origine ovviamente dalla regione della Francia da cui provengono, che è la Vandea, ed è una razza molto rustica, creata dai francesi, si chiama Briquet, infatti loro, che per loro deriva da bastardo, perché è un incrocio di diverse razze, ma un cane molto molto forte. Aspetta che scrivo l'orario in cui sono partiti, alle 7.05. La muta adesso ha un'ora di tempo per scovare il cinghiale e poi per seguirlo. Questa è la finale, quindi? Questa è la finale, sono state selezionate 70 mute, sia nelle eliminatorie che nelle semifinali, e qui hanno avuto la possibilità di arrivare soltanto 5 mute. 3 mute sono già state giudicate nei giorni scorsi e oggi ci sono le ultime 2 mute. E ovviamente la prova, per essere una prova selettiva a livello zootecnico, quindi il cane deve dimostrare di perseguire e di cercare solo questo tipo di selvatico, è importante la presenza anche di altri selvatici tipo il capriolo, la lepre e la volpe. In questo recinto abbiamo una buona presenza di lepri, c'è qualche volpe e ci dovrebbero essere un paio di caprioli anche. Di cinghiali? I cinghiali ce ne sono diversi, perché è un recinto molto molto valido. Come vedi anche il tipo di conformazione orografica del terreno c'ha una forte pendenza, quindi è molto arduo per il canettiere riuscire a percorrere almeno il 50% del recinto. Quindi molto dipende dalla bravura dei cani che in poco tempo devono attaccare la passata del cinghiale e andarla a scuola. Questo è il signor Severuni, il delegato dell'ENCI, perché tutte le prove che sono autorizzate dell'ENCI
c'è bisogno di un ufficio di segreteria che convalidi e controlli l'esattezza dei documenti presentati. Adesso chiamiamo l'assistente giudice che è sul lato destro, che noi non copriamo più a livello uditivo, e vediamo se sente qualcosa. Tonino? Avanti! I cani noi non li sentiamo più, dovrebbero essere venuti verso di lei, danno qualche voce, qualcosa? Qua Vincenzo non sento niente e non vedo niente. Va bene, facciamo che il primo che sente qualcosa ci avvisa. Grazie. Il delegato dell'ENCI, Severoni Antonio, di cui abbiamo parlato già prima, che è quello che controlla tutta la documentazione e rappresenta l'ENCI in questa prova. Il signor Carlo Giuseppe, che è un giudice federale che dà una grossa mano in questa manifestazione. Buongiorno. E poi il signor Francesco Ragni, il deus ex machina della manifestazione, che praticamente fin dall'anno scorso ha chiesto le autorizzazioni, perché c'è bisogno di chiederle addirittura un anno prima per essere convalidate dall'ENCI, e che poi chiama i giudici, chiama l'organizzatore, trova la locazione dove si deve svolgere la prova. Praticamente è l'anima della manifestazione, è quello che ha messo su l'organizzazione, che non, come vedi, è presente fin dalla mattina, lo vedrai ancora dopo nella premiazione e tutto e quant'altro. Diciamo l'organizzatore. Assolutamente. Grazie per portare avanti sempre questi discorsi, per unire tra virgolette i cacciatori, che da concorrenti alla fine stanno delle giornate insieme, certo. È una cosa importante. Ma appunto l'aspetto importante dell'associazione è anche quello dell'aggregazione e del momento sportivo. Grazie. Tonino, si sente ancora qualche voce? Non si sente più nulla. Ci ha chiesto al gruppo Cinofilo e all'ENCI di Milano l'autorizzazione per la... Va bene, va bene. Per lo svolgimento. I cani stanno passando su in alto. Percepiamo appena qualche voce da qui. Ma abbiamo una persona posizionata in ogni passaggio importante. Anche se col satellitare, dici, no, potrebbe essere un aiuto su ste gare. Sì, l'aiuto potrebbe essere pure una cosa valida. Al momento state valutando. L'ENCI non consente l'uso di questo strumento. Appena la cosa sarà possibile, come no. Però dovrebbe essere a disposizione del giudice e non del concorrente, ovviamente. No, quello sì. In modo che il giudice può controllare. Il giudice deve tenere il satellitare. Sì, ma in questo momento abbiamo, avendo tutti questi assistenti, abbiamo una esatta concezione del posto in cui si trovano i cani. Forse così è meglio. Come no... vedi, a ogni passaggio loro ci avvisano, sì, del numero dei cani, del cane che va avanti, del colore. Il colore serve a questo, identificare il cane che sta svolgendo il lavoro più importante e di quelli che sono un po' più gregari in questa fase. Ecco perché i collari diversi di diversi. Certo, colori. Certo. Noi abbiamo ogni nome di cane corrisponde a un collare di colore diverso. Cani di fronte a me, li sento evidentemente, sembra che abbiano incontrato. Ok, volevo dire questo. Sei arrivato puntuale come al solito. Ok. Sei quasi un orologio svizzero, quasi, eh. Grazie. Sembra che l'abbiano trovato, no? Dalle voci dei cani che hanno cambiato ritmo, timbro, tono. Si sente anche qualche voce preoccupata in presenza dell'animale che si vive. Ce l'hanno. E vediamo. Quindi scendono, vanno verso destra, guardando il recinto, verso Tonino per capirci, si stanno abbassando. Esatto, sono passati sotto me sotto la curva e i cani erano tutti. Grazie, questo è importante, va bene così. Continuiamo a vedere. Quindi i cani stanno facendo un buon lavoro, perché sono tutti e sei assieme, sono passati col cinghiale a uno dei nostri assistenti, che è passato vicino, hanno il cinghiale davanti e sono tutti e sei, si stanno abbassando sulla nostra destra. Tu sei dove, Maurizio? Beh, io sono prima di Maurizio.
pausa, infatti solo un cane sta dando voce in questo momento, ma ce l'ho proprio davanti e me sopra me, se quello che fanno non li sento nitidamente. Ripartono adesso, sono tutti sei allungati. Sì, controllate se arrivano anche gli altri due, l'importante è che arrivino sullo stesso percorso, dovrebbero arrivare perché non ne sentiamo da nessun'altra parte. Ma si sentono ancora. Dimmi, tu i cani li hai visti? Sì, sono cinque cani dietro e uno un po' più lontano, stanno scendendo. Mica sei riuscito a prendere il colore del sesto, per favore? Sì, quello è l'unico che ho visto, quello rosso più avanti di tutti. E l'ultimo non hai visto chi era? Vabbè, grazie, grazie lo stesso. Il rosso sta facendo da capomuta e testa allora. Vediamo il rosso quale cane è. Dovrebbe essere Giulia, perché è l'unico che ha il colore arancio, quindi dovrebbe essere Giulia il cane che va avanti. Adesso arrivano verso di noi. Beh, quante ce ne sono nel muro adesso? Due, eh? Ce n'è rimasta una. Ah, una? Ce n'è rimasta una. Sì, la B l'abbiamo finita ieri. Mm-hmm. Esatto, i concorrenti che desiderano fare le foto ai cani li passero che li facciamo. Arrivo. Stanno arrivando. Palermi e Dario Palermi, che gli faccio sempre i complimenti per quanto riguarda la loro disponibilità. Al secondo classificato è Moscatelli Ricati. E il primo classificato, non so come farà adesso, è Pennoni Moscatelli. Metti un piede per parte. Do la parola ai giudici, al giudice Enci e anche al delegato Enci, giudice Enci Soprano Vincenzo. Quindi la serietà, la competenza, la professionalità, questi tre sinonimi sono il simbolo di questa organizzazione. Quindi complimenti a Lena Caccia, che è rappresentata qui degnamente da Francesco Ragni. Invece ai cani, ricordatevi i cani oltre alle mogli,
Vela, Giulia, Vento, Rosa, Vienna e Gastone con un primo molto buono 153,50, campioni italiani anno 2012. Complimenti, ho finito, grazie a tutti. Yeah.